dall'interno della libreria Rizzoli, mi pregio di fare un'intervista mai fatta a Susanna Vermelinger, perlomeno per quanto riguarda me. Comunque, 101 Inter, un viaggio, un racconto che inizia dal primo titolo agli zero titoli degli altri, alla vittoria del tricolore. Sì, dell'Inter. Anche prima in realtà, cioè 101 Inter, abbiamo voluto fare questo tentativo. Intanto devo dire una cosa, che siamo stati fierissimi di essere chiamati dall'editore e di scriverlo e di rivolgerci a tutto il pubblico interista. Parte dalla stagione, l'ultima stagione di Roberto Mancini, che comunque era rimasta fuori da quella che era l'edizione dell'Almanacco, per passare poi a invece in maniera più estesa e più dettagliata a quella che è la stagione di Mourinho, che abbiamo cercato di descrivere con due linguaggi differenti, uno il mio e uno è quello di Roberto Scappini. Io ho fatto forse la parte scritta, anzi decisamente quella più lunga, mentre a Roberto è stata affidata quella che è la pennellata del gesto tecnico, a volte di quello che magari è semplicemente una frazione di secondo che caratterizza la partita. Io, come sapete, racconto storie. Il calcio è fatto di episodi, di gesti che possono decidere la partita, di mosse, di strategie. Allora è stato scelto gara dopo gara quello che è stato il gesto che non necessariamente ha deciso la partita, ma il gesto che è rimasto più impresso. Poi in alcuni casi c'è stata una coincidenza tra il gesto tecnico e la realizzazione di una marcatura, una scelta tattica ad esempio, e la vittoria di una partita, ma in altri casi siete fatte delle scelte di episodi che magari hanno fatto scattare un applauso di un intero stadio per il gusto estetico del gesto stesso. Inutile dire che non poteva non esserci Zlatan con i suoi gesti, con i suoi colpi di tacco, con i suoi gol, con quello che ha saputo fare. Ha vinto la classifica dei marcatori, quindi insomma ha fatto tanto e ha contribuito tanto nelle vittorie, però non c'è soltanto lui, perché c'è tanto Mourinho, ci sono tanti gesti di altri giocatori, tante mosse tattiche, tante scelte tecniche che hanno caratterizzato gara dopo gara una camminata vincente come è stata quella della stagione passata. Io devo dire che senza nessuna reticenza io parlo di Ibrahimovic, perché Zlatan in questo libro compare, lo vedrete, infinite volte, perché Zlatan ha fatto non so quanti gol l'anno scorso, è stato capocannoniere, cioè proprio ha caratterizzato quella che è stata la nostra stagione. Zlatan quest'estate è andato via, ha fatto una scelta diversa, una scelta molto coerente. Io le storie di Zlatan, a costo di sembrare qualcuno un po' snobbettina, perché uno dice ma come, ci ha abbandonato? No, ci ha abbandonato, ha consentito alla società di fare un'ottima operazione di mercato. Noi comunque abbiamo Samuele Eto'o, per cui non è che siamo nella condizione di dover rimpiangere o di dover dire abbiamo fatto dei sacrifici dal punto di vista del mercato. Le storie di quest'uomo così geniale che ci ha contribuito tanto, non soltanto all'ultimo scudetto ma anche al penultimo, io devo dire le trovo comunque notevoli e ci sono rimasta estremamente affezionata. Lui è un uomo del calcio da adesso sinceramente, poi c'è stato chi ha detto a gennaio di avere parlato con Dio e di avere la maglia coi colori sociali nel cuore, poi mi sembra che sia andato in Spagna anche lui, è molto meglio uno chiaro e schietto come Zlatan. Tu racconti storie, ma la vera novità di questo libro, perché diciamo innanzitutto che è il naturale proseguio di quello che è stato l'avventura dell'almanacco, del centenario, da cui il nome 101, la vera novità è la parola che prima è utilizzata come una, come dire, giusto una pennellata, un accenno sull'emotività di una foto, adesso è diventato un vero e proprio racconto, il tuo e poi quello di Roberto Scarpini in due chiavi differenti. Rispetto a quella che era l'edizione dell'almanacco del centenario che vedete qui e che resta un episodio irripetibile secondo me nell'editoria nerazzurra, perché Toscani e la ricerca iconografica che c'era avevano dato un tocco di emozione incredibile e ovviamente non si poteva neanche raccontare 100 anni in maniera dettagliata e per iscritto, avremmo fatto vari volumi. Effettivamente noi in questo volume nuovo 101 raccontiamo in maniera anche qua abbastanza sintetica, dando, io vorrei aprirvelo perché è spettacolare anche questo. Intanto c'è la grafica della Sterpaia e si riconosce assolutamente la stessa mano di Oliviero Toscani e dei suoi art director. Roberto Carra nel realizzare questo libro è stato bravissimo, guardate questa immagine per esempio secondo me del derby, questa Milano siamo noi con questo
con questo nostro Giulio César è meravigliosa. Illuminato di luce propria nella notte del neo. Assolutamente, per cui in realtà la parte iconografica è molto forte, come deve essere sempre in volumi da collezione anche in questo libro. Per di più, come dicevi tu, c'è la parola, ecco, insomma, cioè anche noi abbiamo raccontato una stagione apparentemente abbastanza facile, una stagione nuova con un allenatore nuovo straniero che ha vinto i suoi primi due titoli, la Supercoppa Italiana e lo Scudetto, nel primo anno su una panchina così importante e prestigiosa come quella dell'Inter. Vi raccontiamo io un po' quelle che sono le nostre sensazioni, anche quel nostro dietro le quinte che abbiamo il privilegio di vivere. E a proposito di dietro le quinte, qui una cosa ve la farei vedere perché l'ho scelta personalmente, ci tengo tantissimo. Ecco, vedete, questa è la chiusura del libro, è stato appena consegnato lo scudetto, siamo negli spogliatoi, come vedete le facce di tutti sono stanche, ma questo è il gruppo. Mourinho non avrebbe mai accettato di essere fotografato e ricordato da solo, addirittura fosse stato per lui, come disse due giorni prima, lo riporto in questa pagina, tutti quelli che hanno lavorato, la signora delle pulizie, il cuoco, il dipartimento medico, chiunque abbia collaborato di fianco a lui alla vittoria dello scudetto è stato un campione. Gesti e dettagli che hanno a volte stravolto l'intero andamento di un match. Mi riferisco per esempio al fuorigioco di Kaká nel derby d'andata. Beh, perché sì, quello è stato certo, perché poi alla fine di che cosa parla la gente, il tifoso, dopo? Hai visto che dribbling, hai visto che colpo di tacco, hai visto che c'era il gol in fuorigioco. Poi è logico che se senti la parte milanista minimizza, se senti quella interista enfatizza e dà il giusto peso, anzi forse quella interista tende anche a essere abbastanza cauta da questo punto di vista rispetto a quanto fanno altri, anche hanno fatto anche per molto meno. Però per esempio sì, in quel derby il fuorigioco di Kaká, perché è stato l'argomento di cui tanto si è parlato anche in differita, nel senso che poi è stato riproposto da José Mourinho proprio per dire, insomma, noi non è che abbiamo fatto tutto questo cinema per quel gol vittoria che nasce da una posizione dubbia. Poi invece Milan aveva fatto ben altro, o la Juventus, se non ricordo, ma è proprio veramente passato. Ce n'è uno a cui sei rimasto più legato in un anno di fuorigioco? No. Sì, beh, sicuramente immaginiamo che tu ce n'abbia qualcuno. Però. Ma tu sai che a me piace molto la visione della partita, quindi alcune mosse, alcune scelte di piazzare un giocatore, spegnere la fonte di gioco avversaria. Alcune partite di Dechi, per esempio, sono state molto significative da questo punto di vista e continuano ad esserlo anche nell'Inter di oggi. Quindi alcune scelte sono state, secondo me, hanno avuto un fascino molto particolare, perché è stata la gestione di una partita da parte di un gruppo e magari si è dovuto scegliere il singolo che rappresentava un po' la punta dell'iceberg di un movimento corale, perché poi la squadra che ne dica Ibrahimovic vince quando gioca in 11, perché se giochi da solo contro 11 è un po' difficile. Non c'è mai un effetto vertigine nel guardare tutto quello che è stata la tua storia di tifoso, poi dopo di telecronista dell'Inter e dopo di Inter Channel e anche nel partecipare a una così prestigiosa edizione? Io dico, e non ascoltino i miei superiori, che faccio pagato quello che farei pagando. Ecco, quindi penso che questo spieghi tutto. Questo volevo assolutamente. Però non ascoltino. Senti, cosa aggiungi? No, poi dopo mi fanno pagare. Cosa aggiungi? Perché adesso ti darai parte dello stipendio ai nostri abbonati. Cosa aggiuni a te a questo libro dal punto di vista del tifoso? E cosa pensi che possa aggiungere alla libreria di chi ci sta guardando? Beh, sai, intanto dal punto di vista personale è un onore. Partiamo da questo principio, entrare in una pubblicazione ufficiale che racconta parte, ma che va ad arricchire la storia di una importante società. E per il tifoso, se qualcuno compra questo, si innamora di quello che trova, tornerà a comprare anche la prima parte, e chi ha la prima parte non può non avere la seconda. Quindi, siccome la storia di un club è fatta di storie, di episodi episodi narrati, di racconti, di immagini, avere la storia dell'Inter, penso che per un tifoso dell'Inter sia una cosa molto bella da avere nella propria libreria.
Ho trovato particolarmente divertente il racconto di Atalanta-Inter, sarà forse perché era la giornata più brutta di un anno, uno magari va a cercare come viene trattata la cosa magari più difficile da trattare, era molto divertente per come è trattata, non raccontiamo niente, poi chi avrà l'opportunità di leggere il libro lo troverà. Tutto questo per dire che c'è tanto di Inter in questo libro, anche un po' di autoironia, di sana autoironia. Assolutamente, io la faccio sempre, chi mi conosce al canale lo sa che io, se posso, un po' di autoironia, un po' di senso dell'umorismo in un ambiente che tra l'altro tende a drammatizzare tutto, cerco di non perderlo. Certo, devo dire grazie Mancini, grazie Mourinho, soprattutto grazie a Massimo Moratti, perché negli ultimi 4 anni mi è stato molto più facile scrivere gli editoriali e i pezzi come questo qui, che si intitola L'incrinatura su Atalanta-Inter, veramente capita di scriverli molto di rado. L'anno prossimo fa il 102? Non so. Beh, sai, la stagione che stiamo vivendo è una stagione che ha degli obiettivi numerici storici, perché se le cose dovessero andare in una certa maniera in campionato raggiungeresti un traguardo storico. Se le cose dovessero andare bene nell'altra competizione, non quella nazionale ma quella europea, è un altro appuntamento storico. Quindi, insomma, siamo pronti. Siamo pronti? Ti aspetto per il 102. Grazie Roberto Scarpini. E grazie Susanna Vermelinger, 101 Inter.